Ma lasciala, sì. Ha saputo di Belen e Corona che si sono lasciati? Eh beh, uno cornuto sta tra. Grazie, perfetto. Proprio riesce a sintetizzare. Tutto bene in paese, cosa si tutto dice? Tutto bene. Io sono qua un casino su questi giorni perché come stiamo mai? Facendo uno sciaccomanne casino. In che senso? Stiamo facendo molti lavori in paese. Modernizzando il paese. Bello. Multimedializzando il paese. E la gente è contenta. Manco una pizza. Stanno creando un sacco di polemiche. E la gente è così. No, del comune, come si suol dire, le polemiche si no, non significa manco una vita. Ci vuole illustrare questi nuovi progetti che state portando avanti. Abbiamo fatto il primo cimitero ecosostenibile. Come sarebbe il cimitero ecosostenibile? Non l'ho mai. Sostenibile, potete supposto, pannelli solari in tutto su Camposanto. Eh beh, certo, ci mancherebbe. Perché? Vabbè, ma quella non è che sia una novità, anche perché in Spagna li hanno messi sopra, li ho visti sì, delle no, foto. No. Io sono in Spagna, gente scrimpa, e li hanno messi nel tetti dell'occolo. Sopra le tetti. Li mettiamo sopra le bare. Così. Al posto delle tombe? Al posto delle tombe. Eh beh, ma si può fare? Eh beh, ce l'ha mancagliato, ho fatto un'ordinanza. Ho fatto l'ordinanza io, proprio. I morti non si lamentano. Attimi che indibessa tenta di una cosa, ma se lo scherzo. Così, ma questi pannelli che mette al posto delle bare li paga il comune? No, stasera lo scrimpo, su parentesi. Ah, i parenti li fanno bene, come vogliono loro. Quanti, quindi come... invece della tomba è un pannello a pizzo. Un pannello solare fa di corrente, a più non posso. Ah, fa capito? Corrente. Non è tanto su gente scema. Ma avete messo anche i lumicini? Sì, abbiamo messo i lumicini a luto di giorno e di notte. Ah, tanto madre natura, ci garfi di sabbia. Ma avete fatto anche qualche modifica? Sì. La cosa più bella del Camposanto è la cappella dell'obitorio. Cosa avete fatto nella cappella? Lì è nella cappella, posto della croce abbiamo messo una pala eolica. Ah, paleolica. Una pala eolica, bella, gira. E si poteva fare... Sì, va di corrente a carrettonata. Quindi avete una pala eolica bianca e rossa? No, purtroppo ci ha creato grossi problemi questa cosa, e io è stata una mia idea, ho voluto farla nera. Tutta nera. In sintonia col posto. Vabbè, col cimitero. Beh, ce l'hanno creato, un segno di lutto. Ad notte fu di corrente questo apparecchio di gente ricca. Un aereo di gente ricca. No, d'antibia questa pala eolica fu di girare invece. Perché non era segnalata. Ma manco uno. Sciasciao su terra. Tre... Non aveva le lampadinette. No, era in cimitero. Quindi è caduto l'aereo. Sciasciao questa cosa. 30 morti a razza e fortuna. Fortuna, mischino, punti morti. Cosa? Oh. Razza e fortuna, punti morti su un camposanto. Non deve ti pagare manco sul trasporto della macchina fuori. Perché? Ma cosa morti voi, scusate, ma la pala eolica l'avete... Ma là di sta gente è curiosa, Ma la pala eolica l'avete tolta? No, l'abbiamo aggiustata, pitturata di rosso e bianco. Ci non si dorranta se che spattata se con gli aeroplani. In confronto al rispetto dei defunti non è che sia una bella cosa. No, ma defunti non ce ne sono più in cimitero. Beh, in cimitero ci sono defunti, che ne c'è? No. Abbiamo comprato dalla Germania questa macchina per il compostaggio. Allora... Tenere su vetro un baullo, lo mettiamo in paese, c'è solo una bara, lo mettiamo provvisoriamente di fare questa missa, soprire di un gol di incampusante, di fare 4 benedizione. Prego. Benedizione. Poi c'è zio Francisco Grannazzeri, un ex macellaio di vita, di Boca da Sumoto, di sega la Sagonca. Quella la conserviamo con rispetto. Ce l'ha macchiato! Certo, dovete tenerla la Poi regolo, capito? A regolo, tutto sotto c'è due su questa macchina e fate una specie della dammini. Cioè, poi voi lo usate per i terreni. È una specie di concime. E lo usate voi per i terreni? No, ma lo vendiamo in Germania. Ah, in Germania. Lo stiamo vendendo in Germania, stanno avendo ottimi risultati. Nanca avanti, stammata, savarenti, mevones e de hierro. Druci. Shrimpus? Vabbè, ma è... Secondo me questa cosa è un po' del macus, non va con... No, macus funtissus che si va a quanto costata ammata. Tizia tu spiega. Ma non c'è una foto di come diventerà il vostro cimitero? Sì, abbiamo le foto che le ho portate. Andrea, ce la puoi mandare una foto di... Le ho portate. Eccolo qua, guarda, le paleoliche... Ma quello è il cimitero di Scafingi? Sì, quello è il cimitero di Scafingi. Io sono bocato tutto il loco, lo scomprendo. Ho visto, ma... che sacchetti e prenealica? No, quelli li ha fatti un artista di paese. Un artista di paese, abbiamo... A me servono sacchi di mondezza, non servono... No, Isus da certificato, questo è un artista scrimpo de B, da certificato, che questo su esti commenti a un'arte moderna, comprendi? Cioè, gente va... E la gente per un scrimpo de Isus andata a castello, questo botto di mondezza... Quindi volendo anche noi potremmo... Scrimpo, tanzi... Potremmo andare anche noi. C'è sa villa, Vabbè, io la ringrazio, a voi.
volete venire in paese, che io pensi va con cimme, si vede. Grazie. Arrivederci. Grazie. Sì, da noi sta figlio.